Oggi, 8 marzo, festa della donna, ho fatto una visita al carcere femminile della Giudecca a Venezia. Ho trovato una realtà molto vivace, ricca di attività per le detenute, con opportunità di lavoro, di laboratorio, di corsi interni. Ho trovato però anche molte criticità sulle quali è necessario intervenire, soprattutto sul piano infrastrutturale, necessari investimenti per riqualificare la struttura che è molto vecchia. E inoltre è completamente assente, unica struttura del Triveneto, un sistema di telesorveglianza che deve assolutamente essere installato. Ho trovato anche tra le 88 detenute anche alcuni bambini, 7 figli di alcune delle detenute che vivono all'interno del carcere in una zona separata, molto attrezzata, devo dire molto accogliente. Però non è pensabile che dei bambini fino a 6 anni vivano da reclusi nel 2019. Sono pochi, in tutta Italia sono 60 i bambini che vivono all'interno delle strutture carcerarie. Io credo che su questo il governo debba porre la massima attenzione. Bisogna creare da subito un osservatorio per monitorare i sistemi educativi e formativi di questi bambini che non possono essere predestinati a diventare dei delinquenti, ma devono essere reinseriti nella società. Questo è un obbligo che noi abbiamo nei loro confronti.